Allora, al termine dell'ottava vittoria di fila con Pierluigi Scotto, 3-0 sul Boro, parliamo un po', analizziamo subito la partita. Questa era molto simile a quella con la Basanta sulla carta, nel senso che il Boro non ha la forza fisica della Basanta, però ha gamba e soprattutto si deve salvare. L'aspetto positivo è che oggi avete creato molto di più, molte più palle gol, anche se poi ne avete concretizzato solo tre. Dove quindi rispetto a quella partita hai visto miglioramenti, diciamo, contro squadre appunto che si chiudono molto, che non cercano di non farvi giocare, insomma. Sì, ma infatti stiamo cercando di fare tesoro di queste partite perché dobbiamo avere pazienza e cercare di sfruttare subito le occasioni per riuscire. Non è sempre facile nel primo quarto d'ora fare gol. E facendo gol nel primo quarto d'ora puoi aprire la partita perché chiaramente l'avversario dovrà venire un po' fuori per cercare di pareggiare. Insomma, sono partite comunque da prendere con le pinze perché cioè, non è mai facile niente. E il Boro è una bella squadra e dunque bisogna interpretarle bene queste gare perché la fase di non possesso che fanno gli avversari è importante. È importante perché comunque ci sono giocatori di categoria, validi. Questa hanno anche dei giovani interessanti. Insomma, noi dobbiamo essere con tanta umiltà dobbiamo affrontare queste partite e cercare con le potenzialità che abbiamo, perché ce le abbiamo. Perché comunque è inutile negarlo, ce l'abbiamo, e bisogna cercare di chiudere il prima possibile per poi non accontentarsi, per poi andare a cercare anche l'altro gol se ci riusciamo, perché comunque 1-0, 2-0, la partita è sempre aperta, si può riaprire per tanti episodi, dunque mi è piaciuta questa voglia che trasmetto anche io alla squadra di non fermarci, di continuare a giocare, perché adesso non vorrei che queste partite, non so, questa è l'ottava vittoria consecutiva, possano darci, magari farci pensare che siamo dei fenomeni, far pensare che siamo bravi, no. Dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare perché ci verranno momenti difficili e lì voglio vedere la squadra che ha veramente gli attributi per gestire questi momenti difficili che senz'altro arriveranno. Certo. Ecco, la partita col Porto Rotondo attorno a 7 giorni fa non è stata assolutamente facile, come tu hai detto nell'intervista, anche il risultato come il risultato potesse far credere, però è una squadra che forse vi ha lasciato giocare, una squadra che magari tecnicamente era valida, per cui cercava di giocare, di conseguenza era stata una partita a viso aperto. Cosa cambia invece anche durante la settimana, quando sapete di dover affrontare le squadre che invece vengono qua, diciamo, un po' per chiudersi, cercare di giocare sulle ripartenze? Ma cambia che la prepariamo la partita che dobbiamo affrontare. Sapevamo che loro giocavano 4-5-1 con una punta davanti che era Scholl, e sapevamo che dovevamo avere pazienza a girare palle e poi cambiare campo perché era l'unico modo per cercare di prenderli. Siamo riusciti. Il gol del 3-0 è un po' la fotografia di questa Sì, settimana di lavoro, abbiamo diciamo. provato così anche venerdì, abbiamo fatto su un campo ridotto, su una metà campo, abbiamo fatto questo lavoro qui. Dobbiamo sforzarci di riuscire nel nostro campo a capire questo modo di giocare, che comunque non è un modo difensivo e basta, perché poi comunque vanno i giocatori per ripartire e dunque devi stare attento a non prestare il fianco all'avversario. Insomma, c'è un lavoro particolare da fare di attenzione, di concentrazione e devo dire che sinora lo stiamo facendo, questo è importante. Certo, vabbè, grazie a Pierluigi, complimenti ancora per l'ottava vittoria, in bocca al lupo, insomma, buon allenamento già da martedì, insomma. Grazie.